po' di... Sì, alcuni spunti, sì. Ma inizierei anch'io perché ho la stessa tua abitudine con qualche alzata di mano se posso. Scusami Davide, e anche sulla regolamentazione della rete che ci tocca a tutti, professore, lo faccio molto, molto velocemente anche quello. Quanti sono i politici in sala? Chi sono coloro che si definiscono politici? Prego, non esiti a alzare la mano, con decisione, ok, grazie, era tanto per capire. Infatti, secondo me, se era di più si preoccupava. No, allora il punto qual è? Che chi non utilizza gli strumenti non è abilitato a parlarne, non è abilitato a legiferarne, secondo me. È assurdo. E questa assurdità. Questa assurdità ve la dimostro con un altro. Sono cosa, quindi significherebbe che nessuno potrebbe fare legge su niente perché il prezzo è consigliato. No, mi scusi, no, c'è una differenza. Non è abilitato. In campagna elettorale abbiamo avuto candidati importanti che si sono vantati di non utilizzare il computer in Italia. È come se all'inizio del Novecento qualcuno si fosse vantato di non saper leggere o scrivere. Non è accettabile una cosa del genere a mio avviso. La seconda domanda per alzata di mano relativamente alla regolamentazione di internet. Scusami David, scusa se ti interrompo, anche negli Stati Uniti McCain peraltro si è vantato di, cioè si è vantato, ha detto internet ha una serie di dubbi, dichiaro. Può alzare la mano chi è pedofilo? Può alzare la mano chi è terrorista. Okay. Questa è la legge Pisanu che ha garantito che l'Italia sia l'ultimo posto per quanto riguarda l'accesso wifi, internet libero in Europa e tra gli ultimi posti al mondo. Naturalmente è un rapporto costi-benefici, quindi noi potremmo avere un rapporto dei servizi segreti che dice abbiamo arrestato N terroristi grazie alla legge Pisanu perché si sono presentati con la carta d'identità di dove c'era scritto Bin Laden o chi che sia, in mancanza di questa documentazione noi non possiamo che trarre un bilancio estremamente negativo.